Del Figlio dello Spirito Santo. Amen. Cristo Gesù, che ha portato con sé le nostre infermità e si è addossato le nostre angosce e i nostri dolori, ci propone come modello di ogni aiuto fraterno. Fondati nella sua carità, rivolgiamo a lui la nostra preghiera. Tu, oh Signore, che ti sei fatto povero per noi e sei venuto per essere non per essere servito, ma per servire, fa che impariamo ad amare gli altri, a soccorrerli nelle emergenze della vita. Tu che nell'opera della redenzione hai creato un mondo nuovo, facendoci prossimi gli uni agli altri, aiutici a costruire nello spirito del Vangelo la civiltà dell'amore. Tu che ci chiami tutti a condividere i beni della terra, suscita nel tuo popolo donne e uomini pronti a offrirsi volontariamente per aiutare quanti sono nella povertà e nella sventura. Signore di infinita misericordia, che nel tuo Figlio nato da Vergine Maria ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e fondi l'abbondanza della tua benedizione su questi nostri figli che si offrono per il soccorso, l'aiuto di tutti i fratelli, riempi del tuo spirito, perché nelle varie necessità della vita adempiono con tutto il cuore il loro volonteroso proposito di manifestare la sollecitudine del mondo. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Che ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Beh, i discorsi li facciamo dopo, però dopo la benedizione del parroco, che ringrazio Don Franco, e ovviamente il taglio del nastro con la presenza di tutte le autorità. Quindi ci avviamo. Microfono. Vicini, 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 v